Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui». Sorelle e fratelli carissimi, il Vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato è nello stesso contesto di quello di domenica scorsa, ed è per questo motivo che ancora una volta siamo qui nella cattedrale di Lanciano davanti a questa splendida opera d'arte che raffigura l'ultima cena, perché è proprio lì, nel cenacolo, nella cena prima della passione e della morte, che Gesù ci lascia il suo testamento d'amore, che Gesù dice ai suoi discepoli e ovviamente a ciascuno di noi quelle parole che stiamo ascoltando. Quella cena doveva essere una cena di festa, doveva essere una cena di allegria, una cena di convivialità fra persone che si volevano bene. Sta diventando una cena difficile, una cena pesante da gestire, come alcune volte capita anche a casa nostra. Vogliamo fare un bel momento di convivialità, vogliamo fare un bel momento di festa, ma poi si crea un clima difficile, complicato, in cui vince il silenzio, in cui sembra che tutti facciano fatica a tirar fuori quello che hanno nel cuore. E allora Gesù semina speranza, Gesù semina amore, Gesù semina consolazione, e lo fa con le sue parole e lo fa con i suoi gesti. Durante questa cena Gesù aveva sparigliato le carte. Negli apostoli, che avevano nel cuore l'idea di un Messia potente, glorioso, vittorioso e vincitore, Gesù insinua l'idea di un Messia servo, di un Messia che fa del dono della sua vita il suo testamento d'amore. Per questo lava i piedi degli apostoli, scandalizzandoli, mettendo a soqquadro la loro mente e il loro cuore, come forse mette a soqquadro e scandalizza anche la vita di ciascuno di noi, la nostra mente, il nostro cuore. E poi Gesù comincia a parlare, comincia a dire: «Non fate come gli uomini e le donne di questo mondo, per le quali sono importanti il successo, il potere, il denaro, la potenza. Siate servi, amatevi, amatevi come io vi ho amato. Vi lascio quest'unico comandamento». Ed è proprio sull'amore che si concentra la parola di Dio di questa domenica, sia la prima lettura negli Atti degli Apostoli, sia la seconda lettura di Pietro, sia il Vangelo di Giovanni che abbiamo appena ascoltato. Addirittura San Pietro ci dice: «È meglio soffrire facendo il bene che star bene facendo il male». E Gesù ci dice: «Se mi amate, osserverete i miei comandi». Amare è un verbo importantissimo in tutto il Nuovo Testamento. Amare è un verbo importantissimo nella vita di Gesù e nella nostra vita. Pensate che nel Nuovo Testamento questo verbo o la parola amore
viene ripetuta ben 259 volte e solo nei 5 capitoli di Giovanni che si occupano dell'ultima cena viene ripetuta 26 volte e 4 volte Gesù la riferisce anche a se stesso, non perché vuole il nostro amore per sentirsi appagato, ma per dirci: se mi amate, fate quello che io vi dico, per dirci appunto: prendete la mia proposta di vita, fate la vostra, unite la vostra vita alla mia come una sposa con il suo sposo, come uno sposo con la sua sposa. Noi abbiamo una certa difficoltà a comprendere quello che Gesù ci vuol dire perché in italiano abbiamo solo il verbo amare per indicare tutta la gamma, tutti i sentimenti legati all'amore. Nella lingua greca in cui il Vangelo è stato scritto ci sono 3 verbi, forse addirittura 4 verbi per indicare l'amore e per farci capire quello che l'autore, colui che parla, vuole effettivamente dire. Gesù in questo caso sta usando il verbo agapao, che significa amare in modo disinteressato, che significa amare non per il proprio tornaconto, ma per il bene, la felicità dell'altro. E ci sta dicendo che questo amore passa attraverso il dono di sé. Ci sta dicendo che questo amore passa attraverso la perdita nei confronti di se stesso. Qualcuno ti ha fatto del male? Amalo ugualmente. Qualcuno non ti capisce, addirittura parla male di te? Amalo ugualmente. Qualcuno ti ha fatto un torto e ti chiede qualcosa? Tu amalo, fagli quello che ti chiede. Questo è ciò che il Signore ci vuole dire. Ma la parola comandamento legata all'amore un po' ci dà fastidio, anche se c'è un famosissimo cantante italiano che ci ricorda che l'amore ha i suoi comandamenti. Ma legato all'amore, il comandamento non è un obbligo, non è un ordine. Gesù non ci chiede mai di obbedire, nemmeno a se stesso e nemmeno a Dio Padre. Ci chiede di assomigliargli. Se mi ami, osservi i miei comandamenti, significa guardami, osservami e fai anche tu come faccio io. Infatti Gesù comanda e chiede ubbidienza solo agli spiriti cattivi, solo alle forze della natura, come quando sedò la tempesta in mezzo al mare, come quando scacciava i demoni. Alle persone non chiede ubbidienza. Noi non siamo i suoi schiavi, non siamo i suoi servi. Siamo persone per le quali lui ha dato la vita e vuole che la nostra risposta sia una risposta libera, gratuita, totale, disinteressata, così come è il suo amore per noi. Nei 3 anni della sua vita pubblica, sembra dire Gesù ai suoi discepoli e a noi, ci ho pensato io ad aiutarvi. Sono stato io il vostro punto di riferimento. Sono stato io la stella polare alla quale potevate guardare, sono stato io la strada sulla quale potevate camminare, la verità sulla quale potevate appoggiarvi, la vita che vi permetteva di esistere, ce lo ha detto proprio domenica scorsa. Adesso io vi mando un altro paraclito. Questa parola nelle nostre chiese ogni tanto risuona, ci è abituale, ma forse non sappiamo fino in fondo cosa significa paraclito. Paraclito in latino si traduce advocatus e in italiano la traduzione letterale sarebbe avvocato, colui che ti sta a fianco, colui che ti protegge, colui che ti difende. Ora che Gesù sale al cielo, come vedremo domenica prossima nella festa dell'Ascensione, Gesù ci manda un altro paraclito, ci manda il suo spirito, che è spirito di verità, non perché ci impedirà di dire le bugie. Per esperienza sappiamo che qualche bugia capita a tutti noi di dirla, ma perché ci rivela la verità su Dio e su noi stessi. Dio è un Dio amore,
un Dio buono e soltanto buono. Dio è misericordia, Dio è perdono dei peccati, Dio è tenerezza, Dio è vicinanza. E questo noi dobbiamo annunciare, a questo noi dobbiamo guardare per applicarlo nella nostra vita. E per questo Gesù, con l'aiuto dello Spirito, ci chiede di osservare i Suoi comandamenti al plurale. L'unico comandamento che Lui ci ha lasciato, quello dell'amore, quello di amare come ama Lui, lo dobbiamo declinare in modo diverso nelle varie situazioni della nostra vita, nei vari incontri che nella nostra vita noi facciamo. È come la pioggia, che cade ugualmente su tanti tipi di terreno e secondo ciò che trova fa portare frutti diversi. Così, se ci troviamo in casa con il nostro coniuge, con il nostro sposo, la nostra sposa, lo Spirito ci suggerisce e ci dà forza per amare in un certo modo. Con i nostri figli sarà diverso, con i nostri amici sarà ancora diverso, con i nostri vicini di casa, i colleghi di lavoro, le persone che casualmente incontriamo per strada sarà ancora differente la modalità in cui siamo chiamati ad amare. E così anche nella comunità ecclesiale, nella parrocchia che frequentiamo, nella nostra chiesa di riferimento. In ogni situazione possiamo amare in modo diverso e lo Spirito ci garantisce che possiamo farlo. Anche se siamo deboli, anche se siamo fragili, anche se qualche volta abbiamo rinnegato come Pietro, anche se qualche volta abbiamo tradito come Giuda, anche se qualche volta abbiamo preferito scappare come tutti quanti gli altri apostoli. Possiamo farlo. Questa è la missione che il Signore ci affida. E la nostra testimonianza d'amore, come ci ricorda Pietro nella seconda lettura, la dobbiamo fare con rispetto e dolcezza. Non dobbiamo imporre le nostre cose, così come il Signore non le impone a noi. Come Gesù fa precedere sempre da una piccola parolina la sua proposta, se mi amate, osserverete i miei comandamenti, così deve essere la nostra proposta verso le altre persone. Se volete, questa è la proposta di Gesù, quella che farà di voi persone felici, persone riuscite in modo integrale e totale. Molte persone ci diranno: ma a me questo non interessa, io di questo non ho bisogno, sto bene così. È come il battito del nostro cuore. A volte sembra non interessarci, perché il nostro cuore batte per conto suo. Quando ci accorgiamo del nostro cuore? Quando abbiamo qualche problema, quando il nostro cuore fa i capricci, allora ci rendiamo conto dell'importanza del battito cardiaco. È come il nostro respiro. Chi di noi pensa a tutte le volte che respira durante la giornata? Quando è che ci accorgiamo del respiro? Quando ci manca? Quando facciamo fatica? I 3 anni di Covid appena trascorso ce lo ricordano ancora, perché ancora non è stato definitivamente sconfitto, anche se è caduta l'allerta mondiale, come ci dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quando il respiro ci manca, noi ci accorgiamo della sua importanza. Così sarà per noi e per coloro ai quali annunciamo la parola del Signore. Ci accorgiamo della sua importanza, ci accorgiamo di quanto è fondamentale Gesù quando le certezze umane si sbriciolano, quando le sicurezze sulle quali ci eravamo appoggiati non esistono più, quando ci sentiamo orfani, non solo perché sono venuti a mancare i nostri genitori, ma anche perché un coniuge ci ha lasciato, abbiamo una malattia che non ci lascia in pace, un figlio ci dà problemi, quando ci manca il lavoro, quando un amico ci tradisce, quando il nostro partito di riferimento va per un'altra strada, quando la nostra ricchezza va in fumo, insomma, quando i nostri punti di riferimento cadono,
allora ci rendiamo conto che ciò che il Signore ci dice è davvero importante e fondamentale. Non aspettiamo quei momenti. Accogliamo nella nostra vita il testamento d'amore del Signore e di questo amore che ha trasformato la nostra vita diventiamo annunciatori e testimoni in modo tale da poter trasformare noi insieme con il Signore, con l'aiuto dello Spirito Santo, nostro Paraclito, nostro Avvocato e Spirito di verità, la Chiesa e l'umanità nella quale viviamo.